Ciao ragazzi, Maran ha fatto il suo tempo a Cagliari dopo aver fatto un avvio di campionato strepitoso, arrivando anche al quinto posto e veramente mezza Italia faceva il tifo perché il Cagliari riuscisse a centrare una qualificazione Europa League o addirittura Champions. Ora Zenga ha preso il suo posto, premesso che io non sono un grande fan di Zenga anche perché i suoi risultati, i modi con cui fa giocare le squadre non mi piacciono e non sono mai stati molto efficaci. Zenga viene tra l'altro da una retrocessione col Venezia dalla B alla C, Venezia che l'anno prima con Filippo Inzaghi aveva quasi centrato la promozione in Serie A. Però Zenga ha il pregio di sperimentare, Zenga ha sempre nuove idee, Zenga tenta di spostare i giocatori e di farli giocare in posizioni nuove. Per cui andiamo a vedere le opzioni che avrà Zenga col suo Cagliari. Chiaro che Zenga è appena subentrato, per cui non ha potuto decidere niente della campagna acquisti, si ritrova con una squadra già scelta, già formata sulle esigenze di Maran, per cui non credo che la stravolgerà più di tanto. Andiamo a vedere i due moduli che probabilmente utilizzerà Zenga e restate fino alla fine perché vi farò vedere anche il modulo con cui farei giocare io il Cagliari fosse per me. La prima ipotesi che voglio mostrarvi è quella del modulo 4-3-1-2, dove sinceramente si cambierebbe poco e niente da quello che faceva prima Maran col suo Cagliari. In porta avremmo Cragno, difesa formata da Pellegrini, Pisacane, Clavan e Cacciatore, centrocampo a 3 con Rog, Cigarini come interdittore, Nandez, Nainggolan dietro le punte, João, Pedro e Simeone. Ora, come vi dicevo prima, questa è praticamente la formazione utilizzata da Maran fino all'altro giorno, per cui io credo che Zenga invece cercherà di cambiare questa formazione, anche se questo modulo ha dato molte gioie ai tifosi cagliaritani ed essendo un modulo già rodato, andarlo a cambiare può creare delle complicazioni. Andiamo a vedere l'ipotesi 4-3-3. L'ipotesi che vedrebbe un'innovazione da parte di Zenga, un'innovazione già mezzo annunciata, mezzo stampa, con delle interviste in cui diceva che Nainggolan potrebbe giocare anche più offensivo, potrebbe giocare in qualsiasi posizione, un po' come Totti diceva. Quindi vediamo l'ipotesi del 4-3-3. La difesa sarebbe in toto quella di prima, il centrocampo idem, anche se Cigarini probabilmente dovrebbe essere un pelo più avanzato per fare da raccordo con l'attacco, e in attacco avremo Nainggolan come falso 9. Nainggolan dovrebbe ricoprire la posizione di Messi a Barcellona. Nainggolan sarebbe un falso 9 con João Pedro forzato a sinistra, un po' laterale, e Simeone forzato come laterale a destra. Ecco, chiaro che qui chi ci perderebbe di più secondo me è Simeone, perché Simeone è una vera punta e giocare esterno lontano dall'area di rigore o comunque doverci entrare partendo dal lato secondo me lo penalizzerebbe molto, ragione per cui io questo modulo assolutamente non lo utilizzerei proprio. Infatti utilizzerei questo modulo qua, un 4-4-1-1. Ricordiamoci, il Cagliari deve pensare prima a non prenderle perché ultimamente ha preso troppi gol e poi a farli, per cui io terrei la difesa in toto quella di prima, ok? Centrocampo con Rog un po' esterno a sinistra, Nandez a destra, Cigarini e Nainggolan in linea insieme, dove Cigarini però dovrebbe rimanere un po' più diciamo fermo, un po' più piantato, un po' più nella posizione da mediano, lui deve interdire. Poi avremmo João Pedro dietro la punta Simeone, João Pedro che però dovrebbe agire anche come seconda punta, lui sì che sarebbe un falso 9, João Pedro dovrebbe anche entrare dentro a fare gol. Questo modulo secondo me darebbe al Cagliari una maggiore copertura dietro, Nainggolan comunque è in grado di svariare, di giocare da mezzala, riuscirebbe comunque a venire in avanti, per cui comunque secondo me avresti diciamo quasi la stessa offensività del 4-3-1-2 ma una maggiore copertura. E in questo istante è quello che serve al Cagliari. Ora ti chiedo di lasciarmi un commento qui sotto dicendomi secondo te qual è la migliore disposizione in campo del Cagliari, tu come li faresti giocare e chi faresti giocare. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo di lasciarmi un like e di iscriverti al mio canale e di attivare anche la campanella per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Ciao ragazzi!